Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come molti personaggi del mondo della TV, dopo una proficua carriera in questo settore, hanno deciso, per i più svariati motivi, di abbandonare le scene per dedicarsi ad altro. È successo e succede ancora tuttora sia ad attori che ad attrici, che a cantanti e showgirls. Gli utenti, presi dalla curiosità, si chiedono i motivi di tale scelta e, soprattutto, a cosa si dedicano attualmente i VIP che hanno deciso di chiudere i battenti con il mondo del piccolo schermo. Un esempio? Sicuramente tutti si ricorderanno di Manuela Arcuri, la bella e prorompente bellezza mediterranea che ha fatto carriera in TV, ricoprendo vari ruoli. Ma cosa fa attualmente l'attrice? La biografia di Manuela Arcuri. Classe 1977, è nata in provincia di Frosinone, precisamente ad Agnani ed ha vissuto a Latina. Suo padre era di origini calabresi e sua madre di origini campane. Manuela ha conseguito il diploma presso il liceo artistico e poi ha frequentato, a Roma, l'Accademia d'Arte Drammatica, Pietro Sharoff. Suo fratello, Sergio Arcuri, è anch'egli famoso nel mondo dello spettacolo, infatti è un attore. Buon sangue non mente, Manuela, già all'età di 15 anni, ha mostra un forte interesse per il mondo dello spettacolo e, poi, è diventata, progressivamente, la bravissima attrice che tutti oggi conosciamo. La carriera di Manuela Arcuri. Per quanto riguarda la sua carriera, Manuela Arcuri cominciò a soli 15 anni a posare come modella per alcuni fotoromanzi. Nel 1995, fece da comparsa nel film I buchi neri del regista Pappi Corsicato. Poi, ci fu la partecipazione al film I laureati di Leonardo Pieraccioni e In bagnomaria, grazie a Giorgio Panariello che la notò. Da lì, prese parte a vari altri film, come Cuori perduti e Teste di cocco. Ha condotto Sanremo Estate. Manuela ha anche posato, senza veli, per vari calendari sexy. Nel 2002 ha partecipato al Festival di Sanremo e ha condotto anche Scherzi a parte. Per quanto riguarda le serie TV, ha partecipato a fiction di grande spessore come Il peccato e la vergogna, L'onore e il rispetto, Carabinieri, Pupetta Il coraggio e la passione. Vita privata di Manuela Arcuri e cosa fa attualmente? Come abbiamo accennato, Manuela Arcuri, oggi 45enne, attualmente non fa più parte del mondo della TV. Ha deciso, infatti, di abbandonare le scene per motivi personali, legati alla famiglia. Ha avuto un figlio e si è dedicata alla sua famiglia ma, per la gioia dei suoi numerosi fan, ha anche dichiarato che sarebbe anche pronta a rientrare sulle scene. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, Manuela ha avuto varie storie, tra cui il lungo legame con Francesco Coco. La figura di Manuela viene subito associata al suo ex e famoso fidanzato Gabriel Garco, che aveva conosciuto sul set della fiction Il peccato e la vergogna. L'attore ha fatto poi il coming out. Nell'anno 2010, invece, si è fidanzata con Giovanni Di Gianfrancesco, di professione imprenditore. Nell'anno 2022 la coppia è convolata a nozze e, prima ancora, ha avuto un figlio con lui, il piccolo Mattia, nell'anno 2014. Ha anche fondato, insieme a lui, una casa di produzione e hanno lavorato alla realizzazione di un thriller, di produzione italo-spagnola, a cui ha preso parte come attrice ma non nel ruolo di protagonista. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie.
Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man.